Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a diretta Goal Champions League. Questa è una diretta bellissima, diretta fantastica. Andiamo a riepilogarvi, vi dico, andiamo a riepilogare soltanto i risultati, andiamo a riepilogare i risultati delle gare di Champions League. Ecco, qui andiamo a vedere tutte le ecco qua, i risultati della UEFA Champions League. Andiamo a dirvi che purtroppo per sfortuna la Roma ha preso due gol dal Barcellona, quindi Barcellona 2, Roma 0. Mentre la partita tra Bate Borisov e Bayer Leverkusen è finita in pari di 1-1. Poi nel gruppo F Arsenal 2, Genk, no, Hansa 2, Genk, Dinamo 0. Aspettate. Arsenal 2, Dinamo Zagabria 0, poi Bayern Monaco 3, Olympiacos 0, poi gruppo C. Porto 0, Dinamo Kiev 1, poi Maccabi Tel Aviv 0, Chelsea 1, e poi gruppo H, Olympique Lione 1 e Ghent. Ghent 1, noi andiamo a vedere. C'è stata qualche partita conclusa, c'è stata anche qualche partita che si è conclusa prima, che si è già conclusa. Anche si è conclusa anche Zenit Pietroburgo, che ha vinto 2-0 sul Valencia. Andiamo a collegarci su tutti i campi, andiamo a collegarci principalmente, siamo su Roma, stiamo siamo proprio su sulla Roma, stiamo proprio sulla Roma. Che la Roma è il nostro primo campo, che da cui ci possiamo collegare. Allora, noi siamo proprio tra Arsenal e Dinamo Zagabria. Arsenal. Ecco, allora mi dicono che c'è anche il Chelsea, sì, Maccabi 0, Chelsea 1. Andiamo a vedere, c'è rimessa laterale ancora per il Chelsea. Noi stiamo proprio a sentire, a vedere che cosa sta succedendo, perché non si è mai verificato. Ecco, stiamo per andare sul. Ma stiamo per andare a vedere un po' tutte le partite. Tutte le partite belle che ci sono quest'oggi. Allora, vi ricordo ancora i risultati. Roma 2, Barcellona 2, Roma 0. Gruppo E. Gruppo F, Arsenal 2, Dinamo Zagabria 0, Bayern Monaco 3, Olympiacos 0, poi Porto 0, Dinamo Kiev 1, Maccabi Tel Aviv 0, Chelsea 1, e poi nel gruppo H Olympique Lione 1, Gent 1. Poi vi ricordo due partite che vi vorrei un po' ricordare. Vorrei ricordare. Ecco, due partite vi vorrei anche. Ecco, allora per dirvi, allora, stavo dicendo, per questo, allora noi andiamo a collegare, perché due partite sono già concluse, che sono quindi il Dinamo, allora lo Zenit San Pietroburgo concluso
ecco, ha concluso già la partita il Dinamo. No, allora Zagabria ha già concluso il Zenit San Pietroburgo contro il Valencia. Il Zenit ha vinto 0 su Valencia e Badebov ha pareggiato 1-1 con Bayern Leverkusen. Noi stiamo vedendo sempre quelle sempre le partite. Le partite purtroppo, le partite belle che ci sono qui. Ecco, le partite. Stiamo. Ecco. Andiamo per vedere la Roma proprio. Trentanovesimo minuto in corso per la Roma. Calcio di punizione. Vediamo chi lo va a battere per il calcio di punizione. Vediamo chi lo va a battere. Andiamo a vedere chi lo va a battere la punizione. Andiamo a vedere. Pjanic va Mirabel, vediamo Mirabel, stiamo vedendo Mirabel, che cosa fa Mirabel. Pjanic, vedere che cosa fa Mirabel. Pjanic, errore, ma è stata prima murato, poi ha tirato ed è stato rimurata la Roma, rimurata la Roma. Stiamo per vedere anche la Roma. Noi siamo. Ecco, vi ricordiamo anche gli altri risultati. Arsenal 2, Dinamo Zagabria 0, Bayern Monaco 3, Olympiacos 0, Porto 0, Dinamo Kiev 1, Maccabi Tel Aviv 0, Chelsea 1, Olympique Lione 1, Ghent 1. 1. Ecco, queste sono. Ecco qui. Andiamo a vedere qui come sta andando ancora. Ecco qui, c'è a terra un giocatore di Roma che Keita, che Maccabi Tel Aviv in 10, Maccabi Tel Aviv in 10, Maccabi Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv in 10 uomini. Ripetiamo di chi è stato il. È uscito per il Maccabi Tel Aviv in 10 uomini Tel Ben Haim U primo. Ecco, allora. Ecco, vediamo altre. Barcellona in ultimo aggiornamento. Barcellona 3, Barcellona 3, Barcellona 3. Barcellona, andiamo a commentare questo che arriva.
Arriva Neymar. Col 2-0, 3-0, lui Suarez, Luis Suarez, commentone in diretta, il gol di Luis Suarez. Ci ha un po' schiazzato questo Luis Suarez. Ecco qui, seguire questa grande partita, questa grande. Manca un minuto alla fine della partita. Barcellona 3, Roma 0. Andiamo a bianchi il punto. Della situazione. Allora, Arsenal 2, Dinamo Zagabria 0, Porto 0, Dinamo Kiev 1, Bayern Monaco 3, Olimpico 0, Maccabi Tel Aviv 0, Chelsea 1. Mi ricordo che il Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv in 10 per l'espulsione di Tal Ben Haim U primo. Poi Lione 1 Genk 1 Genk 1. Allora, noi siamo per finire i primi tempi. Facciamo un excursus rapido di quello che è successo in questi minuti. Che è successo? Vi diciamo i gol live, i gol in diretta, i gol proprio in diretta. I gol in diretta, diciamo, stiamo anche rispondendo a qualche messaggio sul sito, andiamo a vedere le partite. Qua stiamo come tanti altri. Andiamo a vedere. Stiamo per vedere. Ecco. Comunque è terminato il primo tempo, siamo tutte nell'intervallo, siamo nell'intervallo di queste partite. Vi ricordiamo i risultati: Barcellona 3, Roma 0, Arsenal 2, Dinamo Zagabria 0. Poi Bayern Monaco 3, Olimpia.